Venerdì 25 settembre 2015. Benvenuti o bentornati all'interno del canale video di Matteo Baudone, dove si commenta la notizia del giorno. La notizia di oggi è una notizia rilanciata da ieri, perché il fatto è successo ieri, però è stato aggiornato dal sito del Corriere della Sera a oggi alle 10.50. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che Papa Francesco, primo pontefice nella storia dei pontefici, ha parlato al congresso americano. E che cosa ha detto? Principalmente ha fatto un discorso di cui due punti in particolare saltano molto all'occhio, e il titolo del Corriere della Sera della notizia di cui ne parla li inserisce: abolire la pena di morte e abolire il commercio delle armi. Adesso, pena di morte e commercio di armi sono due peculiarità dell'economia americana, da una parte dell'economia e da una parte della giustizia. Di che cosa vogliamo parlare qui oggi? Vogliamo parlare della pena di morte, e vogliamo parlarne sotto questo aspetto. La pena di morte è qualcosa di sbagliato? Sì e no. Diciamo che per noi occidentali che l'abbiamo abolita è una cosa sbagliata, perché esistono tanti altri modi per rovinare la vita di una persona dopo che l'ha rovinata qualcun altro di sua spontanea volontà, però non è sbagliato sotto questo aspetto, perché chi la ritiene, ci sono ancora stati americani che la permettono, e anche paesi nel mondo che la permettono, la pena di morte è l'ammazzamento di una persona tramite sanzione, cioè c'è una sanzione penale, c'è un tribunale che ti giudica reo di aver commesso un delitto sufficientemente pesante per avere la pena di morte, e questa pena di morte ti viene commisurata in base a quello che hai fatto. Rende questo la pena di morte giustificabile? Ad avviso personale no. Perché pur essendoci un'autorità che dice che ci deve essere questa punizione è vecchia di decenni e decenni, vecchissima, una cosa sorpassata, perché oggigiorno la vera morte non è la morte fisica, ma talvolta la morte tecnologica, perché se tu a una persona togli il cellulare o togli qualsiasi mezzo di comunicazione, beh, puoi ammazzare il suo ego, la sua autostima, la sua persona. Quindi tutt'oggi, se ci dovesse essere una pena da commisurare a qualcuno, questa pena dovrebbe essere la pena di estromissione dal mondo dell'informazione e della comunicazione, perché se oggi la comunicazione viaggia su televisione, su cellulare e tutto il resto, se tu a una persona togli la possibilità di informarsi, togli la sua integrità personale. Questa è una vera pena moderna, non il carcere o pena di morte, è la pena digitale, si potrebbe chiamare, la pena digitale, la pena che uccide veramente una persona nel suo intimo di comunicatore. Con questo vi ringrazio, mi scuso per l'essere accalorato in questo concetto, però è una cosa che vi volevo rendere più possibile enfatizzata, e quindi vi rimando ai link che vi lascio di pena di morte su Wikipedia, pena di morte negli Stati Uniti e la notizia del Corriere della Sera, e vi rimando domani per la solita rubrica dei libri, che avrà un piccolo cambiamento. Vi saluto, ciao ciao!